Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo dei tre appuntamenti dedicati ai Boscolo Gift. Oggi è la volta di Storie di Vino e siamo in compagnia di Salvatore Sicuso, direttore vendite Boscolo Tour. Buongiorno Salvatore, a te la parola. Ciao Sabrina, grazie mille e buongiorno a tutti. Allora, siamo alla seconda tappa di questo percorso di formazione per trasformarvi in Boscolo Gift Expert. La prima è stata un grande successo e anche la seconda vedo che siete già tantissimi. Cercheremo di essere un po' più rapidi della volta scorsa, così cerchiamo di essere concisi e quindi oggi faremo comunque un excursus sulle nostre collezioni e su alcune novità, ma andremo a approfondire una collezione particolare ed un cofanetto che si chiama Storie di Vino, anche con delle sorprese. Lascio la parola a Chiara Carraro, che è la nostra responsabile prodotto, e buon webinar a tutti. Buongiorno a tutti, eccoci che al nostro secondo appuntamento. Allora, per partire facciamo subito una breve introduzione perché scegliere Boscolo Gift per la tua agenzia. Naturalmente, perché Boscolo Gift? Perché un viaggio è sempre il miglior regalo che si possa fare. Per quale motivo scegliere Boscolo Gift? È sempre l'occasione per fare un bel regalo ed è ideale per ogni ricorrenza, quindi dai compleanni agli anniversari, le lauree, i matrimoni, è adatto a colleghi, amici, parenti, zii, nipoti, eccetera. Naturalmente soddisfa anche tutti quanti i gusti perché abbiamo tante tematiche per ogni passione e tante fasce prezzo. Dagli 89 euro fino agli oltre 2000 euro. Ma andiamo subito al focus di oggi. Oggi vi voglio parlare di storie di vino. Di solito mi piace raccontarvi delle novità. Ho inserito però in questo webinar storie di vino perché non è un vero e proprio cofanetto nuovo. Ma siccome abbiamo deciso di darlo in conto vendita e quindi dai prossimi riassortimenti lo avrete a disposizione in agenzia, per questo per voi potrebbe essere in qualche modo una novità. Con Storie di Vino portiamo i clienti a fare degustazioni nelle migliori cantine d'Italia che hanno una lunga tradizione familiare. Ma la cosa che mi piace raccontare di questo cofanetto è, sapete perché si chiama Storie di Vino? Avremmo potuto chiamarlo degustazione in cantina, ma quello che ci è piaciuto durante la selezione che abbiamo fatto sono state le appassionanti storie di famiglie che hanno dedicato la vita tra vigne e vigneti e che si sono tramandati di generazione in generazione i segreti dei loro vini. Famiglie che ci hanno raccontato storie di passione e dedizioni al lavoro, storie di successi, storie di territori, storie di tradizioni popolari. Questo è Storie di Vino. Per questo oggi, abbiamo con noi i protagonisti di una bella storia di vino di Vittorio Veneto. Ci sono con noi oggi Pierfrancesca Bonicelli di Alice Erle nelle Vigne e Michela Taffarel, sommelier e ambasciatore UNESCO di Cantina Bellenda. Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Buongiorno a buongiorno tutti. Francesca, buongiorno Michela, benvenute, grazie di essere con noi questo pomeriggio. Siamo. Partiamo subito a raccontare un po' proprio da voi che siete protagonisti di questa storia, raccontiamo subito qualcosa di questa esperienza che facciamo da voi. Partiamo da Francesca. Francesca, vuoi raccontarci qualcosa sul relais dove soggiorneranno i nostri clienti? E innanzitutto, per caso, il nome Alice c'entra
qualcosa con Alice nel Paese delle Meraviglie. Allora, sì, Alice è il nome della nonna. Abbiamo dedicato questo piccolo relè appunto a nonna, la nonna paterna, che era una donna straordinaria, affabile e soprattutto ospitale. Il suo sogno era appunto aprire un piccolo alberghetto nei primi anni del Novecento qui sulla nostra tenuta, all'interno della nostra tenuta. E Alice è nato nel 2003 e dopo qualche anno l'idea di introdurre il tema di Alice nel Paese della Meraviglia è stata proprio grazie ai nostri clienti che venivano a trovarci e quando arrivavano entravano dicendo: "Ma qui si è in una favola, è un ambiente fantastico, meraviglioso", e così. E che ho pensato: sfruttiamo l'idea di questo e al di là del fatto che comunque rimane il segno della nonna qui all'interno, ho stravolto praticamente le camere assegnando ad ognuna il nome di un personaggio della favola e differenziandole tutte all'interno. Quindi ogni camera è diversa una dall'altra. Nella tipologia del bagno, dei colori, un po' tutto, insomma, le differenze una dall'altra. E sono dell'idea che comunque la pace, la tranquillità, l'aria pulita, i materiali naturali e tradizionali che abbiamo utilizzato per la ristrutturazione sono dei buoni motivi per visitare questo luogo. E ogni camera si affaccia alla vista sui vigneti e anche la ricerca della colazione. C'è l'ambientazione comunque, non so se voi avete presente chi ama la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie, la scena del tè pazzo, una tavola imbandita di tutto con tanti colori. E cerchiamo anche qui di utilizzare prodotti a chilometro zero, facciamo tutte le torte fatte in casa, il pane fatto in casa, lo yogurt naturale, insomma siamo alla ricerca di prodotti di un certo livello. E tengo a precisare anche, e questo viene molto apprezzato, il discorso della colazione per chi ha problemi di intolleranza, quindi vuoi gluten free o lattosio free. Alice è un casolare di campagna all'interno della nostra azienda, appunto Bellenda, come età è di fine 800, che appunto abbiamo ristrutturato per offrire calore, sapore e intimità di una casa. Io dico sempre, quando gli ospiti entrano in Alice, io li ospito a casa. Questo sostanzialmente riassume quello. Bene, bene, ottimo, bellissimo. E guarda, ci hai fatto proprio sognare Spero di raccontandoci. aver fatto sognare. Passiamo magari adesso a Michela. Ci racconti un po' come funziona il percorso di degustazione che faranno i nostri clienti quando arrivano in Cantina Bellenda? Certo, partendo dal presupposto che i clienti saranno i clienti del relè Alice, io inizio ovviamente il mio tour di fronte alle vigne su cui si affacciano le camere di Alice, come ha detto appena Francesca. Quindi inizio il tour esattamente dalla zona colazione esterna, dal parco esterno. Raccontando le colline che ci circondano. Io come ambasciatore UNESCO giustamente devo promuovere questo nostro territorio e di conseguenza parlo e racconto delle nostre colline, raccontando la geologia e facendo tutta l'excursus sulla zona in cui si trovano i nostri clienti, perché è bene che anche loro sappiano dove si trovano poi nella geografia totale. Detto questo, li accompagno lungo la strada fino giù alla cantina. La
Nel frattempo si attraversa un'altra vigna, si ha uno scorcio bellissimo sui monti che ci circondano, il Pizzocco, il Visentin, fino al Cesen, dove si trova anche Val Dobbiadene, che è il cuore della nostra zona di OCG. Gli racconto appunto tutta la nostra geografia, qualche accenno anche su Vittorio Livello, che si vede benissimo nella piana di fronte a noi, e da lì poi arrivo direttamente in cantina. Una volta arrivata in cantina, a parte i macchinari iniziali, dove si potrebbe ammirare anche la vendemmia vera e propria e i clienti che arrivano nel periodo di fine settembre-ottobre, in alcuni casi hanno anche la fortuna di poter ammirare di persona e dal vivo la vendemmia vera e propria, quindi lo scarico dell'uva, la diraspatura, il passaggio dei grappoli, dei chicchi di uva da un macchinario all'altro, eccetera, li accompagno poi nella descrizione di tutte le fasi della spumantizzazione e della trasformazione dell'uva in vino. L'azienda in cui si trovano, che è Bellenda, è un'azienda familiare, un'azienda cantina, un'azienda familiare. Nasce come produttrice di Prosecco nel 1986, mentre prima era un'azienda che semplicemente un'azienda agricola. Ma nel 1986, appunto, i fratelli Cosmo decidono di trasformarla in produzione vinicola, essendo proprietari appunto dei terreni circostanti con i vigneti. È un'azienda in cui tutti i fratelli si trovano d'accordo nella sperimentazione, nella ricerca e nella curiosità che va ad arricchire il loro background vinicolo. Non producono solo prosecco o una sola qualità di prosecco, producono differenti versioni di prosecco. A me piace scherzare dicendo che cercano di tirare oltre il limite un semplice vitigno come la Glera. Poi tanto semplice non è, ma insomma. E quindi cerco di raccontare un po' tutta la filosofia dell'azienda, la filosofia di Bellenda, che è un'azienda che, pur non essendo tuttora votata al biologico, è comunque molto votata alla cultura naturale. Usano l'agroforestazione, abbiamo le pecore dell'Alpago, tra l'altro, che sono ospiti fisse qui nelle nostre campagne. E girano per le vigne mangiando e fertilizzando, e quindi è una sorta di agroforestazione. Usano lo sfalcio dell'erba a mano, e quindi è un'azienda che è volta assolutamente al naturale. In cantina non viene usata la chimica, o quantomeno ne viene usata il minimo necessario per la resa delle uve, e una volta che i clienti abbiano appunto visitato e ammirato la cantina, li porto poi in sala degustazione, dove gli faccio assaggiare almeno tre vini. Poi alcune volte mi faccio prendere un po' dalla mano e le faccio assaggiare a volte anche un quarto, ma insomma gli faccio assaggiare almeno tre vini che rappresentano proprio un secolo di vino, nel senso si parte dal prosecco col fondo per arrivare a un prosecco metodo classico, passando per il classico metodo Charmat-Martinotti. Quindi proprio dalla tradizione al tradizionale e al classico. Vedo che i clienti restano contenti di questa esperienza. Non è un'esperienza tecnica, nonostante io sia un sommelier professionista, ma non è un'esperienza tecnica, ma è un'esperienza proprio sensoriale e gustativa. A noi ci piace, come da Alice, accogliere i clienti come se fossero a casa nostra. La stessa cosa, la degustazione è sì una degustazione professionale, perché io racconto tutto quello che è possibile raccontare sul vino, ma è altresì seduti intorno al tavolo parlando di vino con un bicchiere di vino in mano. Quindi i clienti si devono sentire a loro agio, poter parlare, chiedere, commentare e esprimere opinioni sul vino, perché siamo in famiglia, siamo a casa, siamo tra amici e devono essere comodi da quando escono dal Re Le Alice fino a quando bevono l'ultimo sorso di prosecco. Ottimo, grazie Michela. Io avrei un'altra curiosità però da chiederti, forse una domanda un po' banale, però mi rimane sempre la curiosità. Ma Dimmi. le bollicine? Ma tante, poche, che significato hanno?
Allora, partendo dal presupposto che nessuna domanda è mai banale, anzi, si impara sempre molto dalle domande che vengono fatte. Questa è una domanda che mi fanno spesso anche i nostri clienti ed è sempre divertente poterlo raccontare. Le bollicine sono il perlage che si vede all'interno del bicchiere, quello che parte dal centro e che sviluppa tutta questa meraviglia nel bicchiere in un bicchiere di prosecco o in un bicchiere di spumante. Le bollicine vengono create grazie all'azione di lieviti e zuccheri, possono essere bollicine più leggere, meno spesse, quelle di un vino frizzante, possono essere più eleganti, più cremose, più fini e belle da vedere, quelle di uno spumante che abbia fatto una lunga fermentazione. È bello vedere come appunto i clienti restino affascinati dalla catena delle bollicine che parte dal centro del bicchiere, come guardano con stupore anche la spuma che si può formare e poi sparire quasi all'improvviso, e soprattutto apprezzare la cremosità e la piacevolezza delle bollicine che dal palato scendono piacevolmente in gola fino ad allietare un po' tutto il corpo e soprattutto lo spirito dei nostri clienti. Ma grazie, hai visto che ho imparato una cosa nuova oggi. Grazie mille, Michela. Grazie a te. Io per il momento vi ringrazio e proseguo con la mia presentazione sui Boscolo Gift. Grazie mille Francesca, grazie mille Michela e grazie di accogliere sempre con questo entusiasmo e questa energia i nostri clienti. Ci mancherebbe altro. Grazie. Proseguo quindi la mia presentazione, ritornando alla solita collezione dei nostri gift. La collezione che ormai siete abituati a vedere in agenzia da ormai un anno, ma che stiamo continuando ad alimentare sempre di novità. Vi ricordo sempre che la nostra collezione è divisa in tematiche. E partiamo magari subito parlando di arte e cultura. In questa tematica, il cofanetto che vorrei sottolineare è la novità di quest'anno, che è Riflessi di Murano. Un cofanetto nato grazie alla partnership con la famiglia Seguso, una famiglia che si tramanda l'arte della lavorazione del vetro da ben 23 generazioni. Quindi una visita molto esclusiva alla fornace, proprio accompagnati da un membro della famiglia e con in più un soggiorno sempre in una residenza della famiglia Seguso, Villa Ines. Un cofanetto molto autentico che ci fa sentire dei veri ospiti a casa di amici, perché siamo accolti proprio da questa famiglia che ci fa vivere questa realtà a 360 gradi. Passiamo poi ai luoghi autentici, una tematica che racchiude i nostri cofanetti bestseller, dai gioielli d'Italia, ai borghi, al fascino del sud, ma con anche un altro cofanetto nuovo che sono i fari da vivere, tutti da scoprire. Abbiamo poi il tema del relax e benessere con tantissime fasce prezzo e con tantissime opzioni, dal cofanetto dedicato solo a lui del barbershop fino al benessere tra i vigneti con tutta una serie di trattamenti di vinoterapia. Passiamo poi al food and drink. All'interno del quale trovate proprio il cofanetto di cui abbiamo parlato oggi, Storie di vino, ma che comprende anche una novità di quest'anno, che è il cofanetto a caccia di tartufi ad alba. Un cofanetto molto verticale che porterà i nostri clienti accompagnati da un tartufaio che insieme al suo cane fidato ci porterà a caccia di tartufi e avranno anche i nostri clienti la possibilità di avere una cena o un pranzo proprio a base di tartufo.
Ancora cofanetti che sono, diciamo, andati molto bene nell'ultimo anno perché sono stati cofanetti all'aria aperta, dalle baite chalet, i parchi, l'Italia in bicicletta, molto amati, diciamo, nell'ultimo anno e mezzo, ma anche cofanetti che soddisfano le esigenze della famiglia o degli amici. Dal relax in famiglia per poter fare un weekend insieme con i propri figli, con delle attività dedicate ai ragazzi, allo spa with friends, un cofanetto molto particolare perché si può andare insieme a una coppia di amici. Infatti, questo cofanetto vale per 4 persone, 2 camere, quindi si può anche organizzare un weekend con degli amici, 4 amiche, 4 amici, 2 coppie, una cosa diciamo un po' nuova. Abbiamo anche il mare, le isole, isole d'Italia, isole del Mediterraneo per godere appieno del sole estivo e lunga tradizione sono i nostri cofanetti con tematica romantica, che però sono stati anche incrementati. Quindi, al di là dei soliti momenti per due, fughe d'amore, hotel insoliti che probabilmente avete già visto anche in collezioni passate, sono stati incrementati con dei nuovi cofanetti, camere con vista, con una selezione particolare di hotel che hanno proprio dedicata ai clienti delle camere speciali che hanno una vista mozzafiato. Ha piuttosto delle cose un pochino più divertenti come il Vespa in Love. L'ultima tematica che vi voglio raccontare è quella di Città del Mondo, perché ricordiamo che la collezione Boscolo Gift mette a disposizione non solo esperienze, weekend e soggiorni, ma anche veri e propri viaggi. Come per esempio, diciamo già dalla serie meravigliosa, sono dei viaggi brevi di 3 notti, dove abbiamo il Meravigliosa Italia, che probabilmente già conoscete, è stata incrementata questa serie con il Meravigliosa Francia, Meravigliosa Gran Bretagna, l'Irlanda, la Spagna e il Meraviglioso Nord Europa. Ma quest'anno abbiamo voluto lanciare una ulteriore novità, che è quella che noi chiamiamo la serie Extraordinary. Abbiamo fatto una selezione di città nelle quali abbiamo selezionato un'esperienza che secondo noi è extraordinaria ed è per questo che questa serie si chiama Extraordinary. Quindi dall'Extraordinary Istanbul, cosa c'è di più bello di una crociera sul Bosforo? Piuttosto che a Parigi uno spettacolo al Lido, piuttosto che a Londra avere la possibilità di vedere un bel musical dal vivo, o a Marrakech un sorvolo del deserto con la mongolfiera, e a New York, perché no, sorvolare Manhattan con l'elicottero. Quindi all'interno di questi cofanetti extraordinari avete la possibilità di naturalmente scegliere degli alberghi 5 stelle che noi abbiamo selezionato in base alla tipologia diversa che può corrispondere alle varie caratteristiche del cliente, quindi può esserci un hotel di design piuttosto che un boutique hotel, piuttosto che un hotel più classico o magari più moderno all'interno dei quartieri diversi della città, perché voi sapete bene che stare a Parigi in un quartiere non è come stare a Parigi in un quartiere diverso, ogni quartiere ha le sue caratteristiche. Quindi la serie Extraordinary, abbiamo fatto una selezione dei quartieri dei migliori alberghi della città accompagnati da questa esperienza extraordinaria. Quindi, nonostante negli ultimi anno e mezzo abbiamo lavorato tantissimo con l'Italia, non ci siamo fermati, abbiamo continuato a tenere uno sguardo sull'Europa e sul mondo, portando a mercato anche dei viaggi da regalare. Ma non finisce qui perché presto amplieremo ancora di più questo concetto di viaggio da regalare. Io ho concluso velocemente la mia presentazione. Vi ricordo il prossimo webinar
l'11 di novembre, una cosa che forse per le agenzie di viaggio, proprio in vista del Natale, può essere una cosa molto importante, perché il merchandising è importante per la tua agenzia. Tutti voi avrete una bellissima vetrina e quindi credo che questo webinar possa fare assolutamente per voi. Io vorrei chiudere così questo nostro incontro pomeridiano. Vorrei ringraziarvi tutti di essere qui oggi pomeriggio e vorrei ringraziare ancora Michele e Francesca per aver partecipato e per averci raccontato la loro storia di vino. Io vi saluto e grazie mille, ci vediamo e ci sentiamo l'11 di novembre. Grazie a voi, arrivederci a tutti. Di nuovo, arrivederci. Arrivederci a tutti.